Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sì, siamo in questa ripresa molto molto strana. Adesso vi andrò a far vedere che cosa sta succedendo. Io non concepisco, c'è una bomba qua nel mio schermo e io non, sinceramente parlando non so come defusarla. Meno male che Andrea mi ha lasciato il cosiddetto numero verde, diciamo, di supposta tecnica che non so sinceramente a che cosa si riferisce con supposta tecnica, però vabbè, a sto punto io direi che possiamo fare il numero 333 333 334 e chiamiamo. Pronto, qui parla operatore 3, 7, 5, K. Mio nome è Svetlana, di centralino Fastfone. Come posso dare che supposta tecnica? Salve, senta, io ho chiamato qua al numero 333 334 perché avrei bisogno di un supporto tecnico per defusare delle bombe. Per cosa? Scusi, io non parlo bene sua lingua. Io qua da poco tempo, io arrivata con mio marito più o meno 2 mesi fa, poi ha trovato un modesto lavoro presso centralino di telefonia. Quindi può provare di ripetere più piano e parole di più semplice? Allora, io ho Lei? chiamato il numero che l'ho detto prima, Sì, numero di azienda. esatto, per avere un supporto tecnico per una defusazione di bombe, esplosioni, Bombe? Noi non boom boom boom. occupa di questo. Se lei schioppa, per esempio, batteria di telefono, quello sì, ma di bombe noi no, non potere, ma non. Io forse posso, Però, perché signora, ricorda io che ho mio zio. trovato un biglietto con scritto proprio supporto E tecnico. allora c'è stato di problema di errore, perché io non davvero non so come Ma aiutarla. signora, per favore, sicuramente sarà più in Va grado di bene, me di va darmi un bene. supporto. Aspetti che io cerca qua di libro di mio cognato, perché lui ha lavorato con tanti di persone di polizia. Ok, trovato Ma dove libro cazzo siamo su finiti? come trovare di bombe e cavi e tutto. Va bene, se vuole possiamo iniziare, ma io non assicuro Scusi nulla. signora, ma lei da dove viene? Kazakistan. Ma secondo lei se io vado in Kazakistan e chiamo un supporto tecnico ne trovo uno italiano? Scusi, io non capisco bene, può Ok, fa ripetere? niente. Mamma mia, che cervello che hanno questi. Vabbè. Senta signora, io adesso in qualche modo dovrò dirle che tipo di bomba avrò avanti. Ci saranno un po' di moduli, no? Lei dovrà dirmi come risolvere questi moduli. E sì, ora cerca paragrafo su modulazione, aspetti. Ok. Trovato, allora c'è di modulo con il bottone come quello per Un attimo, accendere la signora, non luce. abbia fretta, dobbiamo Sì, star ok, ma calmi. aspetti che apro anche internet e cerca di Ok. preghiera in Allora, caso di. signora, ho davanti a me una bomba con tre moduli, ok? Stiamo calmi. Il primo modulo ha dei bottoni. Ok, Modulamento di bottone, eccolo. allora io le dico che bottoni ho, cosa devo fare? Ma è tipo, si chiama di tastierino con tanti bottoni e tanti disegnini Sono piccoli quattro. carini? Sì, quello, sono Oh, tanti che disegnini. bello, che carini! C'è Sì, uno tra l'altro carino un che sembra un anticamerato. culo al rovescio. Allora, le dico che cosa ho. Un 3 che non è finito. Ma aspetta, io non so come funziona, mi serve tempo per leggere ed Ah, imparare di ok. regole. Ok, aspetti più o meno 5 minuti e sono da lei. Attendo in linea. Signora, abbiamo 3 minuti e 50 Va secondi. bene, aspetti, aspetti. Intanto io, se vuole, cerco anche di preghiera di Ave Maria se tutto finisce male.
Ok, dica di simboli. Ok, ho un 3 che non è finito. Un 3 non finito. Ok, trovato. Ok, poi non so se nel vostro alfabeto c'è, ma ho una K speculare, cioè che si vede sia a destra che a sinistra. L'ho vista, sì. Ok, ho una stella vuota, bianca. Va bene. È una roba che sembra un sedere con un occhio sopra. Credo di averlo trovato. Ok, e che cosa devo fare io? Abbiamo 3 minuti, signora. Ok, allora, prima il dolce culetto con l'occhio. Ok. Dopo la capa speculare. La cosa, scusi, la... La capa, okay. Quella capa di cazzo, io credo, in vostra lingua. Dopo il 3 non completo. Ok. E poi la stella di comunismo. Ok, va bene, è giusto, signora, grazie, vede che è brava. Prego, io imparo queste cose molto di veloce. Ho un modulo di cavi, con 6 cavi. Sì, io cerco di cablaggio, ecco di cavi, minuti, va bene. Signora. Modulo 6 cavi, allora, ci sono cavi gialli? No, non ci sono cavi gialli. E la numero di cifra seriale dispari l'ultimo? No. E allora tagli terzo cavo. Terzo? Sì, il terzo. È sbagliato. Come possibile? Signora, è sbagliato. Ma sicuro che non c'è cavo giallo? Non c'è cavo giallo, signora. E allora, non va bene. Ci sono cavi rossi? Sì, uno. E allora, prendiamo bene, tagli il quarto cavo. Ok, è giusto. Abbiamo un minuto Perfetto. E mezzo, signora. Ho un bottone giallo con scritto detonate. Bottone giallo, allora. Bottone, ok, giallo. Un minuto. Ok, se il bottone è giallo, tenelo premuto e riferire alla sezione okay. Rilasciare bottone premuto. Ok, mi è venuta fuori una striscia gialla, signora. Abbiamo meno di un minuto. Rilasciare quando conto alla rovescia a numero 5 in posizione. Fatto! L'abbiamo defusata, signora. Davvero che bello, io di me così contenta. Le farò sicuramente una buonissima recensione. Grazie, io ho salvato una vita. Ogni tanto persone che chiama mi manda a fare in culo perché io non capisce. Ma grazie, lei è molto di gentile. Pensi come si chiama? Anch'io per dirle questa. Io mi chiamo Enea. Enea, che nome da stronzo, ma non è problema. Lei è molto di simpatico. Di simpatico, va bene. Senta, signora, io avrei altre bombe qua da defusare. Altre bombe? Io non so, questa forse un po' di fortuna abbiamo avuto. La mano di Cristo Signore può aiutato, ma io non sono tanto brava. Ho appena iniziato con bombe. Adesso piglio una pistola e mi ammazzo. Adesso io qua c'ho una pistola, ragazzi, e mi ammazzo. Perché, vabbè. Possiamo fare un'altra bomba, gentilmente, signora? Va bene, se lei ha urgenza di non esplodere. Non so di potercela fare. Sì, io dare sempre supposta a chi chiede. No, supporto. Io che ha detto? È quello che ho detto io. No, lei ha detto supposta. Io ho chiesto supporto. Cioè, se ero ammalato le chiedevo la supposta. E qual è di differenza? Lei ha pur sempre un problema. Supporto o supposta risolvono sempre problemi. Vabbè, andiamo avanti, signora. Con voi stranieri è difficile farsi capire. Parla quello che mangia pasta tutto giorno e poi si lamenta di che petto. Che cazzo vuol dire? Tu mangia sempre di carboidrati, allora non male che tu ciccione. Senta, signora, ho una bomba da defusare, insomma. Va bene, ma io diceva solo che mio marito da quando qua in Italia è diventato così grasso che okay, sembra signora, che ha due panze davanti. Signora, è iniziato il countdown, stia zitto. Va bene, ok, dica a me cosa ho io ho. Ho il modulo dei bottoni, quelli di prima. Quello con i simboletti carini? Sì, quello con i simboletti carini. Va bene, sì, trovato. Mi dica di simboli. Ok, ho una H in corsivo con uno sbaffo verso il basso. Io cerca e credo di avere trovato, sì. Ok, poi ho una O con il pisello.
con Pisello. Ah, sì, molto carino e divertente. Sa, mi ricorda molto di mio Va bene, marito. sì, poi Lau, ho Lau è una A, tanto grande come il suo con dentro una pancione. T, E il Pisello è così piccolo piccolo che ricorda tanto di Orseto Gomoso. ho una A con il pisello anche, va bene. Trovata, tutto con Pisello, ma cos'è Ok. questa di Ho una oscenità? C al contrario con un punto dentro. Trovato, trovato. Allora, prima è mio marito, scusi, la O con il pisello. Ok. Dopo la A pure lei con il pisello. Infine la H disegnata da un deficiente. E poi la C con il Ok, punto, che fatto ricorda un signora. po' di simbolo di Islam, Allora ma noi adesso qua non stia fa la zitta, per differenza. favore, stia zitta. Vabbè, scusi, ma anche lei non sia Va maleducato come bene. dia a me Va pazienza. bene. Ho qua un modulo di 6 cavi. Modulo di cavi o cerca cavi. Trovati, trovati cavi. E quanti cavi? Sei, ha 6. detto bene. Ci sono cavi gialli, Sì, uno, signore. signora, ce n'è uno. Uno cavo giallo e c'è più di un cavo di bianco. Sì, ce ne sono due. E bene, allora tagli cavo numero 4. Ok, giusto. Adesso, Che signora, bello, ho un mio contento. modulo che sembra un Mi labirinto. ricorda tanto di quando ero a matrimonio di Va zia, bene, molti sì. Ho felici tutti, no? signora, abbiamo 3 minuti e il mio Poi PC abbiamo potrebbe mangiato un dolce esplodere. coniglietto alla fine, molto buono. Sono rompicoglioni, io non la chiamo più questa. Vabbè. Ho un labirinto, signora. Un labirinto. Un Ma lei labirinto. non era a casa sua? Sì, ma è un modulo, signora. Ci sono dei moduli di labirinto? Sì. Oh, io non capace di bene, credo di avere trovato. Ecco, già Sì, in capito caso come la figlio. di Lari Bibinti. Ok. È ok. Allora, senta signora, io ho tipo un triangolino rosso Lei ha. nell'estremo punto in basso a destra. Lei ha cosa? Un triangolo? Sì, rosso. E abbiamo 2 minuti. Bene. E poi ho 2 cerchietti verdi. Uno sta nella E. prima fila al quarto posto. Nella prima fila io cercano. Trovato, E il sì. secondo è nella quarta fila, terzo posto. Trovato, va E ho bene. un pallino bianco che è nell'ultima fila, cioè no, nella seconda fila, all'ultimo posto. Ok, e il mio scopo deve essere di portare questa luce a triangolo, Sì, capito? esatto. Va bene. Quindi deve Abbiamo un dire minuto io e come mezzo. muovere. Esatto, signora. Come i topolini di laboratorio. Sì, Sì, signora. loro sono molto carini e Sì, sono mangiano sempre il bellissimi. formaggio che io Signora, mi porto a sta per loro. esplodere la vita. E, ok, scusi, allora, e quindi si muova di uno spazio sopra Lo sopra, e di uno sinistra. ok. Si dice sinistra in sua Sì, si lingua, dice va bene. sinistra. Uno spazio di sotto, Sì. un altro sinistra, uno Ok. sopra. Adesso due di sinistra, uno di sotto, uno di sinistra. Abbiamo 1 minuto, signora. Sì, lei vada Sì, tranquillo, che la luce di Dio mi guidi. Ha fatto verso sinistra? sono andato Bene, verso molto sinistra. bravo, davvero bravo, continui così. Adesso va di tutto di giù, fino a quanto le può. E Ok, fatto. adesso di tutto destra, tranquillo. Ok, 35 secondi mancavano, signora. Questa volta Che poteva bello, essere un pochettino più veloce, poteva, avevamo anche il tempo di pregare la Vergine Maria se tutto fosse Sì, andato tutti i male, ma non santi, è tutti gli contento angeli. lei. No, io non sono contento, signora, perché ho rischiato la Come mai vita. lei non è contento? Non ha mangiato pasta oggi? No, così mi vado a mangiare una persona tra poco. Lei fa atti di cannibalismo, va bene, io lei non biasi, ma io non so quanta fauna di Kazakistan ha mangiato l'anno scorso, ma va bene, non è problema. Va bene, Ha sì. bisogno di altre bombe, perché No, se è guardi, così signora. sarebbe meglio di chiamare antiterrorismo e non una povera centralinista. Giustamente, signor, per favore, vada ad arruolarsi nella legione straniera. E va bene, mi arruolerò e farò quello che vuole, cercherò di diventare di bravo poliziotto. Ok, spero vivamente la prossima volta che dovrò defusare una bomba, quando dovrò fare questo numero, di non trovare lei.
Sì, mi impegna e diventa di meglio, va bene. Lei va di mangiare che fa bene, non è nervoso. Va da quel paese allora, va bene, gentilmente parlare. Quale paese? Dov'è il paese? Il paese che vuole, signora, però ci vada. Ah, ma io qua vive bene, è molto qua... di carino. Allora, signora, in Italia c'è la mafia, quindi vada via da questo paese. C'è la mafia, c'è la brutta gente che la viene a prendere sotto casa, come potrebbe succedere tra poco. Va bene, lei vada di... Cosa dice? Io adesso vado a bere vodka con mio amante, poi scopa quando mio marito lavora e sgoba per fare soldi e portare in famiglia. Va bene, ok, noi ci risentiamo. Faccia subito pensierino su nostra offerta, molto di vantaggio. Sicuramente, signora, sicuramente. E va bene, arrivederci. Arrivederci, signora. Arrivederci.